Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell'Humanitas. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori e a lei. Buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera. Buonasera Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24. Allora, mentre l'Europa cerca i migliori Buonasera. strumenti per fronteggiare la crisi economica, in Italia il mondo dell'impresa e non solo insiste per riaprire alcune delle attività già dopo Pasqua, ma non sarà troppo presto, subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, mentre l'Europa discute sui migliori strumenti da adottare per fronteggiare l'emergenza economica, in Italia il mondo dell'impresa lancia tutti i giorni l'allarme e chiede di riaprire già subito dopo Pasqua alcune attività. È ragionevole oppure è irresponsabile? Dopo Pasqua penso che sarebbe una follia, visti i dati che oggi registriamo. Ci siamo purtroppo a tal punto mitridatizzati a calcolare come normale il dato di 600-700 morti nuovi al giorno, addirittura che leggiamo su qualche giornale espressioni, direi, opinabili. Sul fatto che va tutto bene, va tutto meglio, siamo al bel tempo, cioè stiamo contando 500-600 morti al giorno. Io non so veramente come si possa in una situazione del genere anche soltanto ipotizzare una riapertura che ovviamente creerebbe più contagi e più morti. Se fosse vero che alla fine del mese, come calcola qualcuno, ma sulla base di algoritmi, potremmo arrivare a pochissimi morti al giorno e 100 nuovi casi di contagio al giorno, a quel punto si potrebbe cominciare a ipotizzare una data. Ma io mi domando se qualcuno sia impazzito. Tra l'altro, proprio oggi abbiamo pubblicato la notizia che soltanto nella Bergamasca e nella Bresciana, cioè in due fra le province che hanno il più alto tasso di mortalità, non solo in Italia, ma nel mondo, ci sono 7.000, diconsi 7.000 fabbriche e aziende che continuano a lavorare in deroga perché fanno l'autocertificazione sullo stato di necessità alle prefetture che, avendo pochissimi addetti, non possono certamente andare a controllare 7.000 Certo. fabbriche. 7.000 fabbriche, tu immagina quanta gente movimentano. Siamo sicuri che in quelle fabbriche si lavora a distanza di sicurezza? Ci vorrebbero dei controlli, ma non ci sono gli strumenti per farli. E quindi voglio dire, io penso che si stia veramente scherzando col fuoco in una fase delicata come questa. Sebastiano Barisoni, sei d'accordo che si sta scherzando col fuoco? La vicepresidente di Confindustria, Licia Mattioli, ha detto che le imprese italiane sono più sicure dei supermercati. Ora, non solo Marco Travaglio, ma anche molti sindacati e altri esperti e non esperti, non sono affatto d'accordo su questo. Tu? Adesso io non conosco tutte le imprese, tutti i supermercati italiani. Le imprese che ho visto io, obiettivamente, ma per un problema anche di distribuzione del lavoro, hanno distanze più ampie dei supermercati. Però il tema, per non sfuggirlo, è chiaro che qualora si dovessero riaprire anche le imprese escluse, le norme di sicurezza dovranno essere garantite e poi anche verificate. Le imprese aperte in questo momento hanno delle rappresentanze sindacali e dubito che i sindacati lasciano i lavoratori andare al lavoro senza distanze di sicurezza. Però a me non appassiona molto il dibattito sulla data intesa come giorno preciso. Anch'io ritengo che dopo Pasqua sia troppo presto. Per i numeri che vediamo, per la curva che vediamo, io non sono un esperto di curve epidemiologiche, ma insomma, la cosa più importante, leggo che il governo nella bozza starebbe pensando a una parziale riapertura di alcune attività verso il 4 di maggio, lunedì 4 maggio, fatto sfogare anche, diciamo, l'ultimo ponte possibile. La cosa più importante, secondo me, in questo momento, più che la data in senso stretto, è predisporre un piano, un orizzonte temporale che inizi a dire alle imprese: guardate, che se, a quelle che potranno riaprire, perché il mondo del commercio aspetterà molto più tempo, è fuori discussione. Qui parliamo soprattutto di imprese manifatturiere. Guardate che l'orizzonte è questo, voi dovete, a una settimana prima dovrete mettere in campo queste
misure di sicurezza, se no non riaprite comunque, e dare il tempo, non si può immaginare che il venerdì si dica bene, lunedì riaprite. Soprattutto l'orizzonte serve, ecco perché a mio avviso serve anche una task force un po' più ampia, per fare capire quali settori apriranno per primi, chi aprirà un po' dopo. C'è un modello israeliano distribuito, se possibile, anche per età e per certificazioni. Ma mi sembra più importante dare una prospettiva, che sia il 28, che sia il 4 maggio, con la situazione che vediamo. Oggettivamente nessuno riesce a dirlo con precisione. Altra cosa è iniziare a dire preparatevi, perché quando potrete riaprire dovrete aver messo a regime tutto un insieme di comportamenti e anche garantire, chiaramente, oltre che garantire la sicurezza, anche come si garantiscono gli spostamenti. Non è solo l'impresa in sé, pensate a quello che deve fare la regione per quello che riguarda il trasporto locale. Ultima nota, si può anche immaginare a una riapertura scaglionata su base regionale, è inutile girarci attorno, la Lombardia è il caso peggiore in Italia, altre regioni stanno tenendo molto meglio, non ci troverei nulla di strano se si iniziasse a dire chi è in regioni dove c'è un controllo, una caduta molto più forte, può immaginare un percorso diverso. Però occorre lavorarci adesso, che sia il 28 aprile o il 4 maggio, non si può lasciarla come ultima cosa, non è una riapertura dopo le festività come una volta. Professor Mantovani, la interpello ovviamente da esperto, da immunologo, da medico. Secondo lei riaprire alcune attività già dopo Pasqua sarebbe una follia? È ragionevole o è irresponsabile? E che cosa rischiamo se sbagliamo i tempi? Ma innanzitutto io credo che dobbiamo avere grande rispetto per chi deve prendere questa decisione. Si trova più o meno nella stessa situazione in cui ci siamo trovati noi, cioè chi fa medicina e chi fa ricerca. Ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo dovuto fare, mi si passi la metafora, medicina e ricerca di guerra, cioè coniugare l'emergenza con il rigore. Quindi rispetto a chi deve prendere la decisione. Sulla base dei dati, anche se ci sono, io non sono un epidemiologo e rispetto la competenza di chi fa l'epidemiologo e si occupa di salute pubblica, ma ho una percezione dalla prima linea, di cui magari possiamo parlare. Quello che mi spaventa è che ci sia una percezione di abbassare la guardia. Mi sembra improbabile che si possa abbassare neanche in parte la guardia subito dopo Pasqua. Quello che mi preoccupa di più è come accompagneremo la ripartenza. In altri termini, dobbiamo uscire dal tunnel, dobbiamo spendere un incendio che è in Lombardia è un incendio come l'incendio che abbiamo visto in Australia. Ma dopo gli incendi ripartono i fuocherelli. Quindi la strategia con cui seguiremo il riaccendersi dei fuocherelli, la tecnologia ci aiuterà. La ricerca con cui accompagnare la ripartenza. Ecco, questi sono i problemi, io penso che ci dobbiamo porre, nel grande rispetto per chi deve prendere queste decisioni. Senta, professor Mantovani, ma lei i dati, i numeri di oggi, come li legge? No? Perché l'Istituto Superiore di Sanità ha detto che vediamo, si intravede la discesa, ma ovviamente ci vuole grande cautela. Lei come li legge, e per arrivare a contagio zero serve solo un vaccino? Dunque, innanzitutto di nuovo, io ho grande rispetto per la competenza, e questo paese, all'interno del paese, fuori dal paese, ha grandi competenze di salute pubblica e di epidemiologia, che molto meglio di me sanno leggere questo tipo di dati. È davvero, penso persone, per esempio in Inghilterra, giusto per non fare nomi nel nostro paese, che come Paolo Vinesa, Imperial e tanti altri. Io credo che sia più interessante da una persona come me dare la sensazione della linea del fronte. Io oggi pomeriggio ho avuto una lunga telefonata con il professor Alessandro Lambaldi, al Giovanni XXIII, e il professor Lambaldi mi diceva stiamo svuotando i corridoi. Nel mio ospedale a Rozzano e poi a Gavazzeni, in prima linea a Bergamo, la dottoressa Azzolini mi dice abbiamo meno
positivi che arrivano in pronto soccorso, dimettiamo più persone. Queste sono piccole, ripeto, piccole luci positive, motivi di grande speranza. Ma se questi motivi di grande speranza, se la curva di discesa letta dalle persone competenti, e io non sono abbastanza competente per leggere, se interpretiamo male questi segni di speranza e abbassiamo la guardia, facciamo gravi danni. La partita si chiude al 90esimo e poi ci sono i tempi supplementari. Quindi, insomma, è ancora lunga. Questo è il messaggio di fondo, e bisogna attrezzarsi. Adesso ne parleremo subito, ma prima voglio sentire ancora Marco Travaglio a proposito appunto di mettere insieme le ragioni dell'economia insieme a quelle dell'emergenza sanitaria, della salute. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima oggi che ci sono già 195 milioni di posti di lavoro andati perduti, e sappiamo che la stima del PIL italiano in questo semestre è meno 10%. Quindi come si trova il compromesso tra emergenza sanitaria e emergenza economica? Io sono ancora meno competente di quello che dice di essere il professore, che secondo me invece è molto competente, almeno dal punto di vista scientifico e sanitario, nel senso che io non sono competente nemmeno in termini di economia, e quindi mi rimetto a Sebastiano, che sicuramente ne sa più di me. Credo che noi dovremmo preoccuparci tutti quanti su tutti e due i fronti, ma se possibile potremmo anche arrivare a preoccuparci un po' meno del fronte economico e lavorativo, in quanto tutto il mondo in questo momento ha lo stesso problema, e se qualcuno pensava di non averlo, lo sta per avere. Pensiamo al caso clamoroso della Svezia, che credeva che fosse roba del Sud Europa, e l'altro giorno ha dovuto chiudere precipitosamente e adesso ha delle curve spaventose. Quindi è chiaro che la risposta che avrebbe potuto essere concorrenziale da parte di altri paesi, che sciacallescamente avrebbero potuto immaginare di approfittare della crisi dell'Italia o degli stati del sud per portargli via fette di mercato, credo che questa speranza sciacallesca stia svanendo diciamo con i dati epidemiologici dei vari paesi. Quindi da quel punto di vista lì o esce dalle centrali del potere europeo una risposta comune, diciamo proporzionata all'emergenza, cioè un bazooka clamoroso che tamponi perlomeno l'emorragia di posti di lavoro e di aziende al disastro, oppure non credo che qualcuno si salverà a scapito e sulla pelle di qualcun altro. Credo che non ce la faremo tutti, e dato che non possiamo fallire tutti, credo che alla fine qualcosa troveranno per fare in modo che non fallisca nessuno. Sei d'accordo, Sebastiano Barisoni? Perché diciamo, intanto il governo italiano con il varo del decreto di ieri ha messo in campo 400 miliardi di euro dopo i 350 con del primo decreto. Doveva fare di più, secondo te? E ha ragione chi dice, come per esempio il vicepresidente di Forza Italia, Tajani, che oggi dice che loro non sono contenti con questo decreto e temono i tempi troppo lunghi della burocrazia italiana, e questo sicuramente sarà un problema, per cui alla fine questi aiuti, questi soldi arriveranno tardi, forse anche troppo pochi. Tu che cosa pensi? E il sistema bancario è all'altezza di affrontare questa sfida in tempi rapidi? Allora, guarda, secondo me complessivamente, ma parlando anche con l'associazione di categoria, la misura varata ieri dal governo va bene, nel senso che distingue tra importi piccoli, 25.000 euro, dove tu hai senza bisogno di nessuna valutazione la linea di credito, importi più grandi, 800.000 euro, si arriva sostanzialmente, adesso non voglio fare la tecnica, fino a 5 milioni di euro con l'apporto dei Confidi. Poi c'è tutta la fase che riguarda le grandi imprese. Però siccome il diavolo si nasconde nei dettagli,
Anch'io sono preoccupato che si ripeta, spero di no, quello che è successo all'INPS e aspetto ancora, diciamo, una giustificazione reale dall'ineffabile Pasquale Tridico il primo giorno dei 600 euro. Cioè, qui dovremmo stare molto attenti, non tanto alla legge del governo, che ripeto, sostanzialmente è quello che ci aspettavamo. C'è anche un 50% di credito d'imposta per le imprese che iniziano a spendere per sanificare gli ambienti, dalle mascherine a altri strumenti. Io temo i tempi. I tempi in questo momento sono tutto, perché se nella pratica tra la banca e il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese ci mette troppo tempo, crei un danno economico superiore all'erogazione stessa. E quindi il governo se cosa la SACE, dovrebbe fare, che non ha mai fatto questo lavoro. Scusami, il governo? Sì. Il governo dovrebbe vigilare e stare molto attento sulle procedure snelle. La SACE, non lo dico per criticarla, non fa questo di lavoro. Allora, o le si danno strumenti, si trovano corsie privilegiate e allora tutto funziona. L'importante è non metterci settimane o mesi nel passaggio tra banca. La banca è garantita, la banca non ha nessun problema da questo punto di vista, darà un tasso lo 0,2-0,3%, il capitale è garantito dallo Stato, la banca non ha problemi. Non vorrei che si iniziassero a creare ingranaggi un po' ingrippati, per dirla così, nel passaggio banca, fondo di garanzia oppure SACE che deve mettere dei soldi a garanzia. Per quello che riguarda il ragionamento che faceva Travaglio, sono d'accordo, tutti siamo in questo momento in un fango, per non usare un'altra espressione, totale. Però poi bisognerà anche nei singoli settori italiani, proprio per non essere ingiusti con alcuni e troppo generosi con altri, andare a guardare settore per settore. Per dire alla Tolstoi, cioè gli amori infelici, le crisi aziendali, ognuno è infelice e sarà in crisi a modo suo. Vi saranno settori con cali pesantissimi, penso al turismo, ai servizi, al commercio, perché lì si inserirà anche il problema culturale, cioè quando è che tu andrai di nuovo al ristorante e accetterai di avere un ristorante o semivuoto o con una distanza o il cameriere con la mascherina, il turismo uguale, e ci saranno settori che hanno sofferto molto meno perché i beni durevoli, cioè gli investimenti in elettrodomestici, automobili, magari li recupereremo nella seconda metà dell'anno. Ecco perché occorrerà andare a vedere nei dettagli, sennò si rischia di essere troppo generosi con alcuni e troppo invece avari con altri. L'Europa, adesso io ho visto che oggi l'Olanda di nuovo è tornata a dire no all'Eurobond, un MES modificato. Voglio dire, l'Europa, se è ostaggio dell'Olanda, bellissimo paese dei tulipani, grande paese per diciamo l'illusione fiscale dentro la moneta unica, è un'Europa che non serve, no, così. Certo, mentre certo. Noi stiamo vedendo il crollo di tutto un insieme di mantra. Nessuna regione ce la può far da sola, nessun paese ce la può far da solo, e quindi chi immaginava sovranismi o isolazionismi vari o regionalismi vari, e le competenze servono. Tutto questo però avremo modo di parlarne post emergenza coronavirus. Forse già anche adesso invece. Professor Mantovani, allora, per poter ripartire in modo più veloce probabilmente e più sicuro, uno degli strumenti è quello della cosiddetta patente di immunità. Ci spiega esattamente di che cosa stiamo parlando? Perché sarebbe un test sierologico di massa, no? E perché è così importante e quando sarebbe pronto per farlo, diciamo, a livello nazionale, per fare dei test a livello di massa? Anticipo che non mi piace molto il termine, perché di fatto non si tratta di una patente di immunità. Eventualmente potremmo parlare di foglio rosa. Ai miei tempi c'era il foglio rosa, non so se ci sia ancora. Quindi, insomma, ebbene, prima di arrivare alla patente, anche lì ci vuole ancora sì, molto tempo. Va accompagnato con ricerca. Ebbene ricordare alcune cose. La prima cosa è che quando noi incontriamo un virus o un patogeno, lascia una traccia nel nostro sistema immunitario. Questa traccia sono gli anticorpi. Noi utilizziamo la misura degli anticorpi in alcune situazioni per fare diagnosi, in genere in situazioni di infezioni croniche. In alcune situazioni li utilizziamo per
seguire i pazienti per dire appunto se una persona è immune o non immune, ha risposto a un vaccino o non ha risposto a un vaccino. Utilizziamo gli anticorpi poi per studi epidemiologici. Attualmente noi vediamo la punta dell'iceberg della popolazione ed è molto importante accertare quanto è grande l'iceberg sotto la punta, cioè quante persone sono venute in contatto con il virus e hanno un grado più o meno limitato di quella che è stata definita un po' inappropriatamente immunità del gregge. Ecco, per tutte queste cose ci aiutano i test che misurano gli anticorpi e tutto il mondo, tutta la comunità scientifica su questo è d'accordo. Anzi, approfitto per segnalare che c'è un vaccino contro le false notizie e tante altre cose inappropriate ed è un documento che è pubblico della Commissione Salute dell'Accademia Nazionale dei Lincei che è stato approvato ed è disponibile sul sito in cui molte di queste cose sono spiegate. In questo scenario ci sono più di 100 saggi che misurano anticorpi. Questi saggi non sono in linea di massima, molti di questi, perlomeno la maggioranza direi, non sono stati validati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha in corso un esercizio di validazione e questo è work in progress, è lavoro in progresso. Mi piace dire che l'industria italiana, oggi c'è un annuncio, è presente, io credo con grande qualità, collaborando in una collaborazione pubblico-privato, cioè San Matteo con l'industria di cui non faccio il nome perché forse non è tanto corretto, ma è lavoro di altissima qualità. E quindi? E c'è una vera sinergia con grande prudenza e grande accuratezza. È molto importante, voi parlate dell'industria, lasciatemi dire che è molto importante che il sistema industriale italiano abbia un'industria dei diagnostici di qualità, abbia un'industria dei vaccini di qualità e abbia un'industria dei farmaci di qualità, perché nello scenario che ci state raccontando, in cui si alzano barriere, non ci sono barriere nella mia comunità, io sto vivendo un'esperienza straordinaria. Ecco, avere in casa queste cose è un patrimonio straordinario da salvaguardare e promuovere. A che punto siamo? Che cosa noi possiamo dire? Accompagnato la risposta anticorpale nei confronti di SARS-CoV-2, che è il nome del virus, è una risposta tardiva. Ci sono almeno 3 studi che io giudico accurati che ci dicono che la risposta dopo l'inizio dei sintomi ci può mettere fino a 15 giorni. In una persona esposta 20 giorni, fino a 20 giorni. Quindi non ci aiuta nella diagnosi. E quindi questi test sierologici, perché l'Istituto Superiore di Sanità ha detto che anche da questi sono da prendere con cautela. Quindi, li faremo? Quando li faremo? Devono essere oggetto di ricerca sul campo. Li cominciamo a usare, questo è quello che stanno facendo i nostri colleghi. Noi stessi abbiamo ricerca in casa, intramurale, sui test. Li stiamo facendo, li stiamo seguendo. Ma io vorrei lanciare un allarme. Sono molto, molto preoccupato da un approccio fai da te. Approccio fai da te perché ci sono dei test assolutamente inaffidabili, a mio giudizio, disponibili online, mi dicono disponibili persino in farmacie. Questo approccio fai da te per i farmaci, come per i diagnostici, fa solo male. Pensate a un ragazzo che è in casa, fa un test che dice hai anticorpi IgG e IgM, il che significa quasi niente o niente, perché dobbiamo valutare quindi, la quantità insomma, e questo va a colpo. Andare a informarsi quindi, sui siti con le persone competenti, i siti che ospitano i contributi di persone competenti e niente fai da te. Questo è un messaggio chiarissimo e anche semplicissimo da veicolare, non sempre purtroppo tutti lo ascoltano. Professor Mantovani, le voglio solo chiedere ancora una cosa rapidamente. Le descrivo uno scenario. Allora, uno, non possiamo vivere in un lockdown permanente, no? Quindi assisteremo, almeno fino a quando non si troverà un vaccino, a delle aperture e chiusure, giusto? Il virus continuerà quindi a circolare.
quindi la gente continuerà a contagiarsi e ad ammalarsi. Per garantire a tutti la migliore cura, di quanti posti in terapia intensiva avrebbe bisogno l'Italia? Oggi siamo a circa 9.000. Dunque, di nuovo, per metodo, mi piace parlare dei numeri. Beh, voglio dire una cosa che è importante, che è uscito oggi su una delle tre riviste mediche più importanti al mondo, si chiama Journal of the American Medical Association, un lavoro che descrive più di 1.500 pazienti in unità di cura intensiva. Il gruppo di lavoro lombardo è guidato da Antonio Pesenti, che lavora al Policlinico, il lavoro l'autore corrispondente è Maurizio Cecconi, un cervello che abbiamo fatto rientrare nella nostra istituzione. Insomma, ospedali pubblici e privati mano nella mano nella lotta contro questo e cosa flagello. Dice? Allora, veniamo ai numeri. Lombardia ha più che raddoppiato i numeri di unità di cura intensiva e subintensiva. In Germania ce ne sono 28 per 100.000 abitanti. Noi siamo a 8 per 100.000 abitanti. Il Regno Unito è 4,5 per 100.000 abitanti. Molto poco. Ma c'è una cosa che viene dimenticata ed è quello che qualcuno chiama capitale umano. A me non piace. Il patrimonio umano. Il patrimonio umano sono, per esempio, gli infermieri qualificati. Non i nostri infermieri sono un patrimonio straordinario. Quando io chiedo a Maurizio Cecconi, vuoi un respiratore in più? Maurizio mi dice, vorrei di più un infermiere altamente qualificato che non... Ma è corretto dire che avremmo bisogno di molti più posti in terapia intensiva in Italia? È corretto dire questo? Lei non mi può dare un numero, evidentemente. Non le posso dare un numero e lo lascerei a Pesenti, a Cecconi. Però quello di cui sono sicuro è che abbiamo bisogno di valorizzare il nostro patrimonio umano e il patrimonio umano dei nostri straordinari infermieri che sono andati a fare quel lavoro anche partendo dal pronto soccorso. Ed è una cosa straordinaria, di nuovo. Però dobbiamo valorizzare. Marco Travaglio, tu oggi hai scritto: quando tutto sarà finito sarebbe una tragedia tornare alla normalità di prima, perché nulla era normale. Perché hai scritto questo? Ma ti faccio degli esempi, perché io vedo che questo coronavirus sta fulminando una serie di dogmi che prima davamo per indiscutibili e che oggi fanno lo stesso effetto che farebbe il Papa se si affacciasse all'Angelus e annunciasse che Dio non esiste. Quanto tempo abbiamo passato a rincorrere il dogma del basta industrie di Stato? Se avessimo un'industria di Stato che fabbrica mascherine, non dovremmo andare a cercarle per il mondo, e così tutti gli altri paesi occidentali che ne hanno delegato la fabbricazione ai paesi del sud-est asiatico. Quanto tempo a parlare basta pubblico nella sanità, premiamo il privato, modello Lombardia, modello Formigoni, eccetera. E poi scopriamo che però le terapie intensive, dato che sono a bassa redditività, il privato raramente le fa. E quindi scopriamo che in Germania hanno 28.000 posti di terapia intensiva e noi ne avevamo 5.000 e adesso a fatica siamo riusciti a raddoppiarli. Quante energie sprecate e quanti miliardi sprecati dietro alle grandi opere, che sono tecnologie antichissime, vecchie, fruste, inutili. Quanti soldi abbiamo buttato via in baracconi che avrebbero potuto consentirci di creare invece quelle tecnologie, quei posti letto negli ospedali di cui parlava prima il professore? Quante volte siamo stati invasi da propaganda che diceva: beh, ma insomma un po' di evasione fiscale in fondo, no? Aiuta l'economia a lubrificarsi e a oliarsi. Se non avessimo quell'evasione fiscale lì, probabilmente non avremo i numeri che avremo oggi e anche i morti che abbiamo oggi. Cioè, quindi noi siamo andati indietro a un sacco di dogmi che non erano dogmi, erano bufale, e molto spesso venivano propagandate dagli ambienti cosiddetti competenti. Questo virus sta incenerendo non soltanto i populismi, ma anche certi settori antipopulisti. E infatti i ritardatari del resto d'Europa sono sì Johnson, ma anche Macron, ma anche Sanchez, ma anche la Merkel. Poi ciascuno reagisce in base alle risorse che ha,
ma certamente nessuno può essere elogiato per avere prevenuto, anzi, sono andati a rimorchio nonostante che avessero già la Cavia Italia che gli diceva quello che avrebbero dovuto fare molto prima niente. Di quanto l'hanno fatto. Esatto. Sebastiano Barisoni, la cosa più importante che dovremmo imparare da tutto questo? Telegrafico. Sai, questo è un cambio epocale, impareremo che alcune cose non reggono più. Allora io non sono non ho un amore particolare per l'industria di Stato, perché nel passato venivamo anche dall'IRI, dai panettoni di Stato, però quello che è innegabile è che alcuni settori, il governo oggi l'ha messo anche, l'ha messo ieri nel tentativo per evitare scalate, alcuni settori diventano strategici e prima non lo erano più, non c'è solo più l'energia, le telecomunicazioni e la difesa, ma anche i generi alimentari, la farmaceutica e quant'altro. Verranno riaccorciate le catene del valore? Sì, perché molte imprese non possono più permettere di avere componentistica fatta in Asia con la scarsissima affidabilità che sotto ogni profilo la Cina ha dimostrato anche nel comunicarci quello che fosse l'epidemia. Sulle competenze invece io sono in disaccordo, cioè ci sono dei dogmi che stanno crollando, appunto che uno possa farcela da solo, che le alcuni paesi possono essere meglio di altri, però la competenza mi sembra che stia venendo fuori invece, cioè il capire, ecco perché chiedo competenza anche in quando vi sarà una benedetta task force allargata per capire come ripartire il paese. Guardiamo i modelli degli altri, ci sono modelli sviluppati in Israele e quant'altro. Quello che non è più pensabile è onestamente dire tanto chi se ne frega quello che hai studiato, qual era il tuo curriculum. Sì, sarebbe uno vale in realtà uno. Anche abbastanza e infatti semplice. Non sento più parlare Novax. Capire chi è competente e chi no. Scusa? Sarebbe anche semplice capire chi è competente e chi no. No, basta appunto vedere il curriculum, vedere sarebbe cosa semplice, uno ha fatto. Sarebbe semplice, non ho capito il tema delle infrastrutture. Allora, io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché gli italiani, cosa sta cambiando nella percezione degli italiani dopo quasi un mese di chiusura totale? Pochi secondi di pubblicità e poi guardate il punto. Circa un mese la vita di quasi tutti gli italiani è cambiata radicalmente, ma che cosa ha reso più difficili le prime settimane in casa? Per due cittadini su tre l'interruzione improvvisa delle attività quotidiane, mentre il 61% sottolinea il senso di precarietà, lo stress, derivante anche dai timori per la salute. Sul 58% pesa la mancanza di rapporti sociali esterni, mentre 4 su 10 fanno fatica a condividere per intere giornate gli spazi in casa. E quanto risulta dal sondaggio effettuato da Demopolis per 8,5. In questi giorni gli italiani si informano moltissimo, il 66% ben più del solito in rete, su quotidiani online e social network. Il 60% si informa di più in TV, poco meno di un quarto non ha cambiato abitudini. Secondo i dati rilevati da Demopolis, il 58% fruisce della rete, smartphone incluso, per più di 5 ore al giorno. Una percentuale analoga, il 60%, guarda la TV oltre 5 ore e un'ampia parte di questo segmento, quasi 3 italiani su 10, afferma di vederla per più di 8 ore al giorno. Sia pure con una lieve flessione di 3 punti nell'ultima settimana, restano alti i timori per la diffusione del coronavirus nel nostro paese. 9 italiani su 10, spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento, esprimono preoccupazione per la diffusione del contagio, ma cominciano anche con timore a cercare di capire che cosa accadrà nei prossimi mesi sul piano economico e sociale. Demopolis ha chiesto infine una valutazione complessiva sulle scelte compiute dal governo Conte per fronteggiare l'emergenza. Le principali misure di contenimento del contagio, dallo stare a casa alla chiusura delle attività non essenziali, risultano condivise dall'86% degli intervistati. Quasi 2 su 3 valutano positivamente anche le prime scelte di supporto al tessuto produttivo. Siamo in chiusura, grazie professor Mantovani, grazie Marco Travaglio, grazie Sebastiano Barisoni, linea Giovanni Floris al suo di martedì e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci e teniamo duro.